Il Festival del Cinema di Venezia 2024 è stato il palcoscenico perfetto per Brad Pitt per presentare ufficialmente la sua nuova fiamma, Inés de Ramón. Dopo un anno di relazione, la coppia ha attirato l'attenzione del pubblico, generando un'onda di curiosità anche attorno ai loro ex partner. Paul Wesley, ex marito di Inés, ha anch'esso ufficializzato una nuova relazione con la modella Natalie Cukkenburg. Questo evento ha messo in luce non solo il glamour dell'evento, ma ha anche svelato le recenti dinamiche amorose tra alcune delle star di Hollywood. La storia d'amore tra Brad Pitt e Inés de Ramón. Brad Pitt e Inés de Ramón sono diventati ufficialmente una coppia nell'ambito del Festival del Cinema di Venezia 2024, dove si sono presentati insieme, catturando l'attenzione dei media e dei fan. La storia tra i due è iniziata poco dopo la separazione dell'attore da Angelina Jolie e ha dimostrato di avere solide basi. Le origini di Inés, che lavora nell'industria della moda e del design, l'hanno fatta entrare subito nell'orbita di importanti eventi di gala, dove ha avuto modo di farsi notare. Non è un mistero che Inés fosse già sposata con Paul Wesley, noto per il suo ruolo di Stefan Salvatore in The Vampire Diaries. La loro relazione è iniziata nel 2019, ma dopo 3 anni di matrimonio, la coppia ha annunciato la separazione nel settembre 2022. Fonti vicine al duo riportano che le differenze caratteriali abbiano contribuito al loro allontanamento, ma voci di corridoio suggeriscono che l'emergere del sentimento tra Inés e Brad Pitt potrebbe aver accelerato il processo di rottura. La relazione di Pitt e de Ramón ha dato vita a diversi scambi di affetto pubblico, accompagnati dalla loro apparente intesa. Anche se la coppia ha cercato di mantenere un profilo basso, i paparazzi non hanno potuto fare a meno di immortalare i momenti di complicità tra i due attori durante l'evento veneziano, sottolineando così il debutto ufficiale di un nuovo capitolo per entrambi. Il nuovo amore di Paul Wesley. Chi è Natalie Cukkenburg? Dopo la conclusione della sua relazione con Inés de Ramón, Paul Wesley ha trovato conforto nella giovane modello Natalie Cukkenburg. La loro storia è iniziata all'incirca nello stesso periodo in cui Wesley e de Ramón ufficialmente si sono separati, il che denota una certa tempistica intrigante. Natalie, classe 1999, ha origini brasiliane e tedesche e ha saputo conquistare il cuore dell'attore già dalla loro prima apparizione pubblica insieme. Mentre Inés era sotto i riflettori accanto a Brad Pitt, Wesley ha preferito godersi la sua nuova relazione lontano da attenzione eccessiva. Natalie Cukkenburg, che è entrata nella vita di Wesley poco dopo la separazione, ha dimostrato di essere un'affermazione tangibile del fatto che il terreno è fertile per un nuovo inizio. Con la bellezza e il carisma che la contraddistinguono, Natalie ha cominciato a fare parte della vita social di Wesley, apparendo frequentemente nei suoi post su Instagram. Questo non solo ha consolidato il loro legame, ma ha anche fatto capire a tutti che i due intendono vivere la loro relazione in modo trasparente. La modella ha un background che non la lega direttamente a Hollywood, il che potrebbe rappresentare anche un vantaggio per un attore come Wesley, desideroso di una vita più tranquilla. L'affiatamento tra i due è evidente, e questo ha permesso loro di costruire una storia d'amore che sembra promettente. Il Festival del Cinema di Venezia, un palcoscenico di emozioni e relazioni. Il Festival del Cinema di Venezia 2024 non è stato solo un evento cinematografico di grande rilevanza, ma ha anche catalizzato l'interesse per le storie personali delle celebrità presenti. I riflettori si sono accesi su Brad Pitt e Inés de Ramón, simboli di una nuova era per entrambi, mentre Paul Wesley e Natalie Cukkenburg hanno aggiunto un capitolo interessante alla narrativa relazionale di Hollywood. L'evento ha messo in evidenza come, in un mondo frenetico e in continuo cambiamento come quello del cinema, le relazioni possano essere colpite e trasformate in modi inaspettati.
Il festival ha dimostrato di essere molto più di una semplice celebrazione del cinema. Ha rappresentato un crocevia di emozioni umane, rivalità e nuovi inizi. Le storie di Pitt, De Ramon, Wesley e Kuchenburg mettono in evidenza dinamiche personali che rispecchiano la vita reale, mostrando che anche le stelle più brillanti possono passare attraverso turbulenze emotive. Questi eventi svelano un volto umano di personalità che spesso appaiono distaccate e lontane, confermando che l'amore, l'attrazione e le relazioni siano presenti anche nei mondi più glamour e scintillanti. La presenza di queste coppie ha quindi segnato una nuova era, portando sulla ribalta non solo nuove pellicole, ma anche nuove trasformazioni romantiche nel panorama dello spettacolo.